Cari amici di Caccia Pesca, oggi siamo nella provincia di Padova per parlare di una tecnica di pesca veramente entusiasmante. Così com'è entusiasmante l'obiettivo di questa tecnica, il black bass. Oggi parliamo di bass fishing, tecnica che è sempre più amata da tutti i pescatori d'acqua dolce, anche perché il black è un pesce di temperamento, ha una forza veramente spropositata. Una volta che viene ferrato, è un pesce che si produce in un combattimento spesso molto molto divertente, salta fuori dall'acqua e la tecnica di pesca stessa prevede anche di fare delle ferrate molto molto potenti, quindi è una pesca veramente scenografica, diciamo così. Ad accompagnarci in questa avventura di pesca ci sarà una squadra di amici che girando sia per il Brenta che per i canali che costellano la provincia di Padova ci mostrerà gli hotspot, i posti caldi in cui incocciare, speriamo, in qualche esemplare veramente importante. Vedete, sono circondato da bass maniaci e trovo giusto presentarveli perché saranno loro le nostre guide. Cominciamo da Paolo Vannini. Ciao Paolo. Ciao. Paolo è sicuramente uno dei bassman più famosi d'Italia, scrive su alcune riviste, ovviamente dedicate alla pesca al bass, e a Paolo chiedo da quanti anni pesca questo pesce? Sarà uno dei più famosi, probabilmente, più conosciuti, ma non tra i più esperti, perché qui abbiamo dei pescatori veramente eccellenti. Comunque sono 20 anni, più di 20 anni che pesco al bass. E quindi insomma direi che ci siamo assolutamente. La nostra seconda, la seconda punta. Mauro Cassani. A Mauro invece chiedo quali sono le zone che lui frequenta abitualmente per la pesca del black. Sono i fiumi di zona, come può essere il Brenta, il Bacchiglione o se no anche alcuni laghi tipo Garda, laghi di Mantova ed altri, ecco. Passiamo al nostro esperto di pesca all'estero. Roberto Rondinini. Mi hanno detto che sei uno che ha girato moltissimo per andare a cercare questo predatore. Sono diversi anni che pesco prevalentemente in Spagna, con pescatori anche stranieri, spagnoli, francesi, americani, e faccio diverse gare. E quindi adesso sei rovinato perché dovrai farci vedere un sacco di pesci perché sennò. Provo. Eccolo qua, lui sarà il mio caronte, nel senso che sarà colui il quale ci porterà, mi porterà in giro per questi corsi d'acqua. Alessandro Villari. Alessandro, mi raccomando, portaci sul pesce. Proverò. E l'ultimo, ma non l'ultimo, è il conoscitore di queste zone, anche un amico padovano come Eddie Peruzza. Eddie, adesso tu mi hai detto ti porterò a fare un po' di bass. E se non li prendiamo? Sicuramente li prenderemo. Ora cominciamo a pescare con questo piccolo jig della Keitec, molto leggero, compatto e adatto per queste situazioni un po' difficili. Infatti oggi purtroppo c'è una situazione non favorevole per il bass. Adesso cominciamo a pescare e speriamo di catturarne. Per la pesca col jig è molto importante la posa dell'esca. Infatti l'esca deve cadere in acqua molto dolcemente, perché diversamente sennò potrebbe spaventare il pesce.
Una volta che riesce a cadere in acqua bisogna lasciarla andare sul fondo e si recupera lentamente. Questo è un tipo di recupero. Comunque questo tipo di pesca qui col jig permette altre tecniche, tipo lo swim jig o altre addirittura. Adesso, visto la situazione, la temperatura dell'acqua e la situazione non favorevole, proverei con la classica caduta lenta vicino riva, visto che ci troviamo in una situazione di prefrega, quindi i pesci sono più portati ad essere sotto le rive dei fiumi per dove possono deporre le uova e fecondare. Là c'è un bellissimo ostacolo là davanti a noi, dove sarà molto probabile catturare qualcosa. Perché infatti questo pesce ha la particolarità di nascondersi appunto dietro ostacoli, rami, erbe, tutto quello che è un manufatto sommerso che rappresenta un ostacolo dove poter fare l'imboscata al pesce foraggio, lui c'è ed è facilissimo trovarlo lì, proprio in questi punti. Alla base del pilone, sotto, proprio giù, una bella mangiata, ma non l'ho avuto. Ci vuole lo stambol. Cosa dici, Robby, lo stambol qui? Sì, 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 sì. Sei d'accordo? Sì. Lo stambol. Thank you.
Eccoci qua, siamo parcheggiati perché stiamo entrando nel Piovego dal fiume Brenta e ne approfitto per chiedere a Roberto, che pescando col crank ha fatto vedere qualche pesce, come mai la scelta di utilizzare quell'artificiale lì in particolare? Innanzitutto perché i bass mangiano pesci e quindi il pesce direi che l'esca più adatta. E poi le condizioni sono perfette perché la temperatura dell'acqua è ottima per l'attività dei pesci. I pesci sono attivi perché sono in pre-spawn, in pre-frega, scusa, e quindi è perfetta. Ma l'ultimo che hai preso mi sembrava veramente, veramente, veramente bello. Io ero nell'altra barca e quindi non ho potuto vederlo così da vicino. Mi sembrava che oltretutto recuperassi in maniera piuttosto veloce, quindi hai tentato proprio di fare leva sull'aggressività del pesce. Assolutamente, ho scatenato l'istinto predatorio del bass, recuperavo veloce apposta perché è una situazione fra l'altro in corrente adatta proprio alla pesca veloce. Paolo, i modi per insidiare il bass sono molto diversi fra di loro. In questo momento vedo che stai facendo una tecnica che prevede praticamente di infilare l'artificiale anche in spazi veramente molto molto ristretti. Dammi qualche dettaglio in più riguardo quello che stai facendo. Questa tecnica particolare si chiama tecnica del pitching, ovvero lanciamo a una certa distanza e cerchiamo di essere il più precisi possibile verso il target che ci prefissiamo. Questa è, diciamo, il lancio in sé per sé è una cosa importantissima, fondamentale per la pesca. Molte volte è più importante il lancio, come si lancia, rispetto all'esca che si monta. Questo perché? Perché un lancio, diciamo, preciso, un lancio molto fine, molto raffinato, una presentazione accurata, molte volte riesce vincente rispetto magari a un'esca particolare che noi usiamo. Perché? Perché i pesci sotto riva, in modo particolare, come in questa condizione qua, sono molto disturbati da fattori ambientali esterni, da noi stessi che veniamo a pescare. Quindi ci vuole la massima accuratezza, e massima precisione del lancio e lanciare nel posto giusto dove crediamo che ci sia il bass. Alessandro, ti ho visto fare un gioco di prestigio con l'artificiale, cioè facendolo rimbalzare sulla superficie ti sei infilato sotto una radice. Sì, principalmente è una tecnica che viene usata appunto quando si pesca a ridosso di rami d'alberi che affiorano sull'acqua e quindi è difficile entrare con il lancio classico a pendolo. Una tecnica che principalmente si fa con la canna da spinning, però con un po' di allenamento si riesce a fare anche con la canna e il mulinello da casting. In questo modo riesci veramente ad infilarti proprio negli anfratti in cui presumi ci possano essere i pesci. E il segreto è farla rimbalzare con molti balzelli in modo da non fare troppo rumore. Faccelo vedere ancora.
spostati, siamo lungo le rive, anzi addosso alle rive del Brenta, e i ragazzi stanno sondando una zona. Scusi, una ferrata. No, ho visto la mangiata a galla proprio. L'ha mangiata, Paolo ha visto una mangiata proprio a galla. Come vi dicevo, contro le rive perché stiamo pescando proprio a 10-20 centimetri dalla sponda e sembra che ci sia più di qualche pesce. Le esche che si utilizzano maggiormente, dicevo appunto, sono dei jig. Il jig è un'esca che è formata praticamente da una testina piombata montata su un amo e al quale viene aggiunto uno skirt, ovvero un ciuffo di gomma, di silicone o elastico. A sua volta sull'amo tendiamo a montare un'altra esca di gomma, che sia un'imitazione di un gambero. Scusate. Ce l'hai? Bello. Che ci siamo, eh? Questo è il jig di cui stavo parlando, ovvero la testina piombata, l'amo, il ciuffetto e il trailer, ovvero un'esca che noi aggiungiamo per dare più effetto e più movimento all'esca. E non so cosa possa sembrare a un pesce, principalmente penso che rappresenti un gambero oppure... C'è ancora perché non l'ho neanche toccato. Quindi molto probabilmente per il pesce imita un gambero o una... comunque un animale o qualcosa che vive sul fondo di cui lui si ciba. In genere mangiano in caduta, ovvero quando l'esca tocca l'acqua scende, mentre scende noi si dice che mangiano in caduta perché lo mangiano e si sente proprio la botta sull'esca quando cade, quindi deve essere pronta a ferrare, deve avere dei fili come dicevo prima poco elastici, quindi devi sentire subito la mangiata e ferrare, questo è il segreto un po'. E prima di rilasciarlo facciamo vedere bene perché si chiama boccalone dalle nostre parti.
Paolo, prima di lanciare mi hai detto qua dentro c'è di sicuro. No, appunto, perché questa sembra proprio una struttura ideale. Un albero in acqua così è proprio il rifugio ideale per un pesce. Ecco, questo modo di prendere il pesce non gli causa danni di nessun tipo e ti permette di maneggiarlo in maniera agevole proprio per facilitare il catch and release, no? Permette di maneggiarlo in particolare, non bisognerebbe neanche toccarlo sul corpo. Quindi magari bagnarsi le mani un attimo prima di toccarlo. La mandibola è molto dura, quindi è il modo migliore per prenderlo è questo. Si slama. Lui si rimette in acqua. Senza nemmeno toccarlo si rimette in acqua. Questo pesce ha una livrea bellissima, un pesce molto sano, lo vedi, perché le pinne non hanno difetti, non hanno spaccature, sì, sono parassiti sulla pelle, quindi è un pesce molto sano, bellissimo. È in perfetta forma proprio, eh? Forma. Con queste barche oltretutto si sta comodissimi. Anche oggi la giornata si è conclusa, i pesci li abbiamo visti, siamo stati nei canali della provincia di Padova. Non mi resta che ringraziare voi dell'attenzione, ringraziare la squadra di amici che ci ha accompagnato, darvi appuntamento alla prossima volta. Nel frattempo, lo sapete, come sempre, tutti a pesca. Penserà un attimo la pecora dicendo ma che cazzo di casino mi sono infilata.